Forse non è neanche riconosciuto a livello, come dire, di sociale, di riconoscimento appunto per la persona che svolge quel tipo di attività, ma prima di tutto non è forse vissuto dalla persona che vive quell'attività e che non ha, in tema di servizi pubblici locali, forse non ha, deve recuperare come la consapevolezza della valenza pubblica del servizio che svolge e dell'importanza che questo servizio venga svolto nella maniera più intellegibile, trasparente e finalizzata in tutti i suoi aspetti al cittadino, alla persona, perché faccio un esempio stupido, ma molto stupido, quindi mi perdonerete, però è proprio un esempio recente perché mi sto confrontando da questo punto di vista con la nostra azienda. Un aspetto molto, molto, molto limitato che è la possibilità di accedere alle informazioni da parte del cittadino rispetto all'attività dell'azienda, rispetto ad alcuni servizi, rispetto al tema di alcune fatturazioni, eccetera, eccetera, e questo modello che è molto aziendale perché comprime i costi dei numeri verdi, che è un modello che in realtà sembra fatto in modo per allontanare la persona dalla possibilità invece di accedere a quella realtà, perché quando una persona di una certa età deve fare per 7 volte un numerino, seguire le procedure, eccetera, eccetera, insomma, quindi a volte c'è anche questo aspetto Anche che siamo giovani. anche qualche volta facciamo fatica. Oggi io vedo, come dire, questo approccio sussidiario molto velocemente. In un passaggio che è stato prima richiamato nell'intervento della professoressa Garrone, che è quello della partecipazione dall'inizio dell'attività di pianificazione. Io credo che sia questo un percorso molto importante. Associerei tutti i soggetti che sono stati individuati, anche i soggetti responsabili dell'informazione, perché spesso sono quelli che poi mandano in cortocircuito il sistema, insomma, perché quando si parte con la pianificazione di un investimento che può avere anche una rilevanza dal punto di vista sociale molto, molto significativo, è chiaro che si sta nel processo se si sta nel processo realmente, ma se non si sta nel processo realmente il sistema va facilmente in cortocircuito. E poi allora la sindrome NIMBY, richiamata più volte nel libro, è una sindrome che viene potentemente, come dire, rafforzata dai processi di strumentalizzazione che possono essere messi in campo. Allora, partire da questo, andando oltre l'esperienza delle conferenze di servizi, che sono esperienze formali importanti, eccetera, lo richiamava prima la professoressa Garrone, e invece andare ad un approccio più informale, ecco, io credo che possa essere utile se si è realmente nel percorso e responsabilmente nel percorso, perché significa potersi confrontare su modelli alternativi, significa valutare in maniera molto chiara quali sono le conseguenze e quali sono le ricadute di ogni singola scelta, significa responsabilizzare più complessivamente una comunità. Ecco, io in questo contesto vedo oggi la possibilità di sperimentare percorsi un po' più innovativi, un po' più nuovi, un po' meno chiusi rispetto a quelli che oggi viviamo. Sull'aspetto invece, come dire, della possibilità di intervenire direttamente nella gestione di alcuni servizi, io fuori dalla, lo dico, fuori, adesso sono curioso di leggere bene alcune casistiche che sono state richiamate, anche di esperienze di carattere nazionale. Nella nostra realtà vedo che, come dire, il sistema non è che si è molto aperto a questi modelli innovativi che forse meritano di essere maggiormente conosciuti e forse meritano di essere maggiormente riconosciuti come possibili e come realizzabili anche nel contesto normativo dato. E quindi da questo punto di vista essere in grado di comprendere e di poter valutare positivamente esperienze innovative che sono state messe in campo, credo che possa essere utile e anche il lavoro che è dentro questo libro può aiutare sicuramente a farlo. Grazie, assessore. No, sicuramente la tariffa è più trasparente ed è certamente un veicolo
un veicolo della remunerazione del servizio pubblico da preferire e da perseguire. Detto questo, bisogna che questo percorso di accompagnamento a questa trasformazione, che è anche culturale, molto forte per un paese come il nostro, che non ha assolutamente la consapevolezza dell'onere del servizio pubblico, perché non ne ha trasparenza, non ne ha visibilità, qualsiasi tipo di servizio pubblico, e quindi che ciò sia avvertito come un elemento importante, addirittura essenziale, richiede un lungo percorso che secondo me non è aiutato dal massimalismo, cioè un approccio massimalista di tipo privatistico non aiuta un'evoluzione di chi invece vuole la trasparenza, cioè di chi vuole che al cittadino sia chiarito il costo, insomma che la tariffa sia lo strumento principale rispetto a quello della fiscalità generale. Non lo aiuta perché i cambiamenti culturali, i cambiamenti di comportamento non avvengono appunto nemmeno per, così come non avvengono per editto, non avvengono nemmeno perché ci sono le leggi del mercato, cioè salvo che non ci si trovi in condizioni di drammatiche di dissolvimento di un modello sociale, di un paese, eccetera, quindi che nessuno auspica. Quindi noi pensiamo che ad esempio sia molto preferibile un accompagnamento agli investimenti necessari nel servizio idrico, visto che è l'argomento principale di oggi, fatto con delle modalità che il più possibile contengano la tariffa, come quello che ho spiegato prima, ad esempio dell'utilizzo della patrimoniale, eccetera, eccetera, piuttosto che aprire il serraglio e dire adesso vi aiutiamo, vi facciamo capire che già che per il fatto che l'acqua costa già al cittadino 3 euro al metro cubo e non 50 come si paga a Milano, ma anche il cittadino di Milano la paga 3 euro al metro cubo, ma non la paga la tariffa, la paga in un altro modo, noi adesso ve la facciamo pagare 3. Non è solo un fatto del consenso politico che rende ciò impossibile, è un fatto che poiché si presenta con una modalità impositiva altrettanto sgradevole come quella di una imposizione di tipo normativo, finisce per ingenerare una totale non volontà di partecipazione. Noi oggi dobbiamo invece favorire il più possibile la partecipazione attiva dei nostri cittadini alla responsabilità di ciò che serve alla loro vita collettiva, ciò che sono i servizi, eccetera. Ed è per questo, che così torno anche alla provocazione che ha fatto prima, che è essenziale la partecipazione e la rappresentanza politica. Perché con tutto rispetto di tutte le altre forme di rappresentanza che sono importanti per la vita della collettività, è solo quella politica che può garantire la valorizzazione delle responsabilità e anche la contestualizzazione dei dissensi. Sarebbe interessante raccogliere questo, ma non so se vuol farlo Biancardi. La prossima tavola rotonda. Chiudiamo con Biancardi sulla base degli spunti e stimoli. Sì, allora, dunque, io rispetto alle cose che mi così che cioè sottoposto, tendenzialmente diciamo tre osservazioni molto rapide. Allora, non è per eludere la domanda, però volevo far notare che si dice spesso, no, che l'Italia è un paese povero di cittadini ricchi, no? Quindi se uno pensa che, no, sulle tariffe idriche, no, tanto del trasporto pubblico locale, no, giustamente, no, si parla di vincolo di bilancio, poi però se io penso al recente passato, dico che se
il Parlamento dico, fosse stato obbligato a fare una consultazione pubblica sulle tariffe autostradali, non le avrebbero fatte, perché in chiusura di legislatura di centrosinistra, quella breve scorsa, in apertura di quella di destra, sono state legificate le tariffe autostradali, che è una cosa che non commento. Extra profitti dell'ordine di miliardi di euro all'anno. Se ci fosse stata una consultazione pubblica, quindi qua quello che dicevo, che il vostro tema è in un ambito più ampio, secondo me nessun politico l'avrebbe sostenuto. È stato, diciamo pure, uno schifo. Quindi mancano i soldi per il trasporto locale, ma ci sono i miliardi di euro per autostrade già costruite. Non è che uno dice per proprio profitti puri. Oppure penso alle rinnovabili, no? Ma anche in questo caso guardo una persona in fondo che è un esperto, ma comunque adesso siamo di fronte a questa bolla, no? del fotovoltaico. È stato messo in mezzo l'attuale ministro, lui ha evitato di mettere in mezzo un parlamentare attuale del PD, che in realtà aveva fatto lui l'emendamento sul fotovoltaico, insomma, posso dire una battuta, tanto lo dico, che c'era Marcello Marchesi che diceva, no, la mano destra lava la mano sinistra, tutte e due si rubano l'asciugamano, no? Cioè praticamente ci troveremo a pagare miliardi di euro, non sappiamo neanche quanti, per il fotovoltaico, semplicemente perché la lobby, che tra l'altro è legittima, sul fotovoltaico, no, è riuscita a mettere d'accordo destra e sinistra, e adesso vedremo quanto è il conto, non lo sappiamo, ma stiamo sempre parlando di miliardi di euro, ma tanti, per 20 anni. Allora, se noi con quei soldi lì, dando un profitto normale agli autostradali, ai produttori di pannelli fotovoltaici, li avessimo presi, probabilmente avremmo messo a posto la rete idrica e magari pure l'università. Non so che cos'altro, dico, no? Scegliete voi. Allora, quindi questa cosa qua ci andrei così, se volete, è un po' cauto. Allora, secondo me sì, rispetto a quello che stavi dicendo, probabilmente il secondo punto, chiudo poi velocemente, è vero, leggendo il libro mi sono convinto, fermo restando appunto che ci sarà necessario fare altri approfondimenti, almeno da parte mia, che probabilmente la chiave di volta anche a livello simbolico, no, come diceva lei, teorico, anche da presentare alla politica dello strumento dell'ANPU, no, della non profit utility, è questo fatto di poter autofinanziare, cioè poter reggere più fortemente l'investimento di lungo periodo, per quello che parliamo dell'idrico, dove non gli investimenti, le logiche sono di lungo periodo rispetto alle altre leve. Quindi tu dici la leva tariffaria, la leva fiscale, questo qua c'è anche chi parla ormai da tempo di hydro bond, no? Sono in realtà qualcosa di una via di mezzo, cioè la comunità locale che decide, non è tanto la tassa, dice di diventare in qualche modo, di entrare, no? Non so se dire nel capitale, io poi non sono un giurista, dico una stupidaggine, non lo so, però vediamo, bisogna vedere. Dove potrebbero funzionare comunque, al di là del contesto specifico, settoriale, strumenti di questo genere, nell'energia, a me quello che viene più così naturale pensare possono essere tutti quei contesti locali, dico, dove le asimmetrie informative rimangono più forti rispetto ad altri. Cioè, se allora faccio questo, che faccio un regolatore di mestiere oramai a tempo pieno, dico, se uno pensa a un'autorità come la mia, quanta difficoltà fa a scrivere regole fatte bene per andare a finanziare con tariffa tutti quei contesti che adesso vanno di moda con il sottotermine di smart grid, cioè tutte quelle apparecchiature che nell'ambito locale producono energia, controllano il carico, è talmente difficile che lì in qualche modo un meccanismo di delega risulta naturale da pensare. E allora lì l'autoregolazione, sempre per andare via un po' per categorie, un po' in modo tranchant, diventa la cosa che mi viene più naturale da pensare. Cioè la comunità locale sa che lì la sua vita può migliorare, siccome non è neanche che necessariamente spende di più,
perché non lo si sa, questo non si può dire in assoluto, però probabilmente ciascuno mette a disposizione anche il suo spazio vitale, diciamo proprio la sua casa, il suo giardino, per vedere cosa si può fare. Io sfido qualsiasi tipo di regolatore o anche qualsiasi tipo di trader, non so come di operatore, a fare questo senza perlomeno un coinvolgimento estremamente proprio forte della popolazione locale. E da lì il passo, dire, oltre a collaborare tanto, il quartiere, la città, non so che cosa, si costruisce la sua non so, cooperativa NPU, ci può stare. Quindi è questo che mi viene di più pensando, perché in altri casi, anche il libro, cioè, l'ho riaperto qua il capitolo 10 quando parlate di questi esempi, certo ci vuole anche la capacità, quando fate l'esempio del gas portato in montagna, no? Vi dicendo, di quello che dice qual è l'obiettivo, perché poi spesso può anche darsi che la comunità non lo autoidentifichi, quindi ci vuole ancora l'amministratore che sia buono, ma nel senso migliore, no? Deve essere preveggente, se non c'è quello. Però secondo me, io quelli che vedo come contesti, l'acqua, oppure dove sono contratti talmente di lungo periodo, dove l'incompletezza è intrinseca e quindi vanno fatte modifiche, allora è più facile farle se nel capitale della società ci sono gli stessi interessati, che quindi non vedono calarsi le modifiche come se arrivassero dall'esterno, ma le possono contrattare in prima persona. Però ripeto, adesso non è che voglio chiudere ancora con l'argomento principale, io sono convinto che di spazi, se poi uno va a vedere bene, di efficientamento in settori ricchi, ce ne sono molti. E quindi dovrebbe cercare, ma questo dovrebbe dire che con gli extra profitti delle autostrade si finanzia la rete idrica, ma poi qualche politico gli fa venire in mente di vendere agli autostradali, no, le società idriche, che questo non mi sembra per una grande soluzione. No? Un cortocircuito probabile. Grazie. Io mi limito a ringraziare Lorenzo Grunini, Marcello Raimondi e Alberto Biancardi per aver speso la mattina con noi, aver accettato il livello della sfida e mi pare l'abbiano risolta molto bene. Paola Garrone, se vuoi, ritieni, provare a tirare non le conclusioni ma due spunti per come andare avanti a lavorare. Io mi associo con forza al ringraziamento ai relatori che sono intervenuti per i commenti, per i suggerimenti e per la disponibilità a, come dire, all'approfondimento che tutti hanno mostrato. Raccolgo dalla tavola rotonda un interesse, a partire dal riconoscimento che sul tema dell'efficacia, sotto molti profili siamo in un vicolo cieco, l'interesse per l'approccio che abbiamo cercato di suggerire anche per le proposte di soluzioni e, veniva detto più volte, soprattutto la disponibilità a un lavoro. Evidentemente in questa, diciamo, in questa ricerca noi abbiamo identificato delle possibilità interessanti sulla base di una ricognizione delle esperienze sussidiarie. È chiaro che c'è un lavoro importante da fare. Da questo punto di vista, diciamo, solo un accenno, il tema della tradizione municipale e anche la rivendicazione in senso positivo, dico, della politica, no? Del ruolo che veniva fatto nell'intervento di Raimondi, nell'intervento di Guerini. Secondo me, non faccio fatica a condividerle. Devo dire, dove ci sono esperienze positive di pubblico, perché no? Non mi sembra che, come dire, questo sia impedito, una possibilità di scelta. Anzi, più scelta c'è, più questo viene valorizzato. L'unico rischio è quando la politica, in questo ruolo importante di camera di compensazione e anche di guida, pensa di essere autosufficiente. Allora, le esperienze che noi abbiamo cercato di dimostrare, quello che veniva identificato anche come una partecipazione, una consultazione, gli interventi di Biancardi e di Fiorentini, secondo me vanno tutte nella direzione di rendere possibile alla politica che si pone il problema della persona e della città, di andare in quella direzione. Togliere l'illusione di autosufficienza è più facile se c'è una società attiva nelle sue diverse componenti, nei tentativi, nelle iniziative, nelle esperienze. E quindi nulla, grazie veramente. Noi andiamo avanti con questo lavoro, quindi ci saranno di nuovo occasioni con voi che siete qua di rincontrarci e di proseguire. Grazie.